informale italiano. Buongiorno, ancora in primo piano le elezioni regionali. Ieri sera è stata definita la composizione del Consiglio con lo spoglio di tutti i voti di preferenza. Molte le sorprese come le bocciature sia nella maggioranza che nell'opposizione. Antonella Armentano. Un consiglio più giovane, l'età media scende a 47 anni e non più a 70 ma a 50 membri. Un consiglio poco rosa, tante le candidate ma nessuna eletta nelle file di PD e PDL. Le donne che siederanno in consiglio sono infatti solo 10. 5 del centrosinistra inserite nel listino bloccato del presidente entrano senza il voto di preferenza. Tra loro Cristiana Venali, direttrice di Legambiente, e Maria Teresa Petrangolini, tra i fondatori di Cittadinanza Attiva. Altre 4 sono nel Movimento 5 Stelle. Da Silvia Blasi a Valentina Corrado, 27 anni, la più giovane, e una nella lista Storace, l'ex consigliera Olimpia Tarzia. Ed ecco la composizione del Consiglio. 28 consiglieri alla maggioranza, così distribuiti. 13 al Partito Democratico, 10 al Listino, 2 alla lista Zingaretti, 1 per SEL, PSI e Centrodemocratico. Passiamo all'opposizione. 13 consiglieri al centrodestra, 9 al PDL, 2 per la destra, 1 per la lista Storace, 1 per Fratelli d'Italia. 7 al Movimento 5 Stelle con Davide Barillari, 2 invece per la lista della centrista Giulia Bongiorno. Il record di voti, oltre 22.000, va a Daniele Leodori, PD, per 10 anni sindaco a Zagarolo. Fa scalpore l'esclusione di Jean-Léonard Touadi, capolista dei Democratici ed ex parlamentare, e della conduttrice della RAI, Livia Zaviti, tra i bocciati in Ma Battaglia, storica militante per i diritti civili, e Antonella De Giusti, mini sindaco di Prati. Nella lista civica di Zingaretti, promosso Michele Baldi, ex AN, e il consigliere capitolino Gianluca Quadrana. Nelle file di SEL entra Gino De Paoli, se in quelle del PSI Oscar Tortosa, mentre il Centro Democratico elegge Piero Petrassi. Nel PDL il più votato è Luca Gramazio, 32 anni, ex capogruppo in Campidoglio, più di 18.000 le preferenze incassate. Confermato Mario Abruzzese, ex presidente del Consiglio regionale. Entrano in consiglio Giuseppe Cangemi, Pietro Di Paolo e l'ex assessore capitolino Antonello Aurigemma. Primo dei non eletti, per poco più di 200 voti, Luca Malcotti. Fuori anche l'ex assessore capitolino Marco Visconti. Nella destra non ce la fanno Sergio Marchi e Pierluigi Fioretti, sì invece per Fabrizio Santori. Tra i volti noti che restano fuori, Fidel Bangabauna nella lista Storace e Francesco Pionati, ex parlamentare. Fratelli d'Italia promuove Giancarlo Righini, fuori Chiara Colosimo, 2 seggi alla lista Buongiorno, Pietro Sbardella che supera l'ex capogruppo Carducci e Marino Fardelli. Non entrano in consiglio UDC, FLI, IDV, MPA, Federazione della Sinistra, Verdi e Radicali. Nel 2012